Radio Luna. È la seconda parte dell'appuntamento odierno. Questa è Radio Luna. Io sono Charles Papa, di là c'è Marco Pece. Con noi c'è Simonetta Tassinari, scrittrice, perché è quello, è ex professoressa di filosofia. Eccola qui, Simonetta. Abbiamo parlato nella prima parte della filosofia, ci hai spiegato ancora che cos'è la filosofia. Abbiamo parlato un po' di come nascono i tuoi libri. Ne hai scritti tanti, sicuramente più di 30, ma sicuramente anche meno di 40. Però ce lo devi dire, scusa. Presuppongo, ma non li ho mai contati. Ma non è che le devi contare, cioè non è possibile. La filosofia è anche contare quanti libri si scrivono. No, dipende, ci sono tante filosofie, nella mia evidentemente questo non è contemplato. Senti, Simonetta, allora il tuo nuovo libro si chiama L'ultima estate in paese. Per ultima estate che intendi? Allora, proprio in senso temporale. L'ultima estate della protagonista femminile, Maria Rosaria De Tarori, nel suo paese d'origine, un paese molisano, perché poi lei è già proiettata verso gli studi a Bologna universitari. Quindi è l'ultima estate che trascorrerà in paese semplicemente come studentessa di liceo. Ma è l'ultima estate in paese anche per il coprotagonista maschile, Pierre Duchamp, quindi belga, un architetto, che è giunto in paese per risolvere una sua faccenda personale molto delicata e molto complessa. E probabilmente sarà l'ultima estate che trascorrerà in quel paese. Ok, l'ultima estate in senso temporale? Sì, o muore? No, non muore nessuno dei due. Oh, senti, com'è nato questo libro e quanto tempo hai impiegato? A parte quello che ci ha messo 20 anni. Quello è un'eccezione, okay. Insomma, penso un po' in generale. Tolkien mi sembrava già ci avesse messo tanto, per Il Signore degli Anelli 14 anni, io l'ho battuto solo da questo punto di però vista. Forse cambia il conto in banca, eh? No, decisamente, decisamente. E invece questo? Questa è una storia che mi è venuta in mente girando un po' nei paesi molisani che io amo, che conosco bene, perché io abito tra Lucito e Castelbottaccio. Il paese è inventato sulla tangenziale, non capisco. Sì, insomma, non proprio sulla tangenziale, no, diciamo ai confini dell'agro dell'uno con l'agro dell'altro. Quindi in campagna. In campagna, oh, esattamente. Belli. Animali? Abito in campagna. Animali, cani e gatti. Ok. Per adesso mi piacerebbe un'oca, ma è un po' complessa. E quella però l'oca. Poi quella... Beh, loca, mi hanno detto che fa una guardia, che dalle sì. Oche delle... sì. Altra qualcosa del Campidoglio. Del Campidoglio in poi, ah, mi hanno detto che loca fa una guardia incredibile, però mi hanno anche detto, non so se è vero, che soprattutto si affeziona a un padrone e con gli altri da... è un po'... Sì, esatto, con gli altri attacca, come, no? Gli altri, li attacca, allora forse è meglio sì, di no, sì. Meglio limitarsi a animali più convenzionali. Simonetta, parlavamo quindi di questo tuo nuovo lavoro che si chiama L'ultima estate in paese, l'ultima estate di questi due protagonisti, sì. In un paese molisano, hai detto? Esatto, un paese molisano, dell'Appennino. Non precisato. Non meglio precisato, io l'ho chiamato Forte delle Orchidee, mischiando un po' dei paesi che conosco bene, ma anche di altri paesi, per esempio di montagna. Io ho frequentato soprattutto anni fa, un paese per esempio Capracotta, ma anche altri, quindi li conosco bene, e quindi ci ho messo un po' di tutto. È un mosaico questo paese dell'invenzione. Ah, bellissimo. Andiamo un attimo dietro le quinte della scrittura di un libro, no? Perché sono cose che magari non vengono dette spesso, si parla del libro e basta. Dietro al lavoro di un libro non c'è solo il lavoro dello scrittore, ma c'è anche quello dell'editor. Non so se tu siete la stessa persona, non credo. No, c'è un editor per ogni casa editrice con cui ho lavorato. Esatto. Sono sempre stata affiancata da un editor. L'editor è quella persona che affianca lo scrittore, che in qualche modo lima, aggiusta, taglia, cuce, consiglia allo scrittore come meglio far venire fuori il pensiero appunto dello scrittore. La cosa brutta è quando dicono taglia e là uno una coltellata. Beh, a me quasi sempre dicono taglia. Questa è... Ah, sei prolissa nello scrivere? Molto. Quante pagine molto. In questo libro? Questo romanzo è 300 pagine, quindi per me è poco. Il massimo l'ho raggiunto con Le donne di Calvi di Montebello, che nella prima stesura era addirittura di 1000 pagine. Ma veramente, ma manco Tolkien, dai, sì, no, Simonetta, esatto, ma neanche cosa... Tolstoi, cioè era una specie di guerra e pace ambientata nel 600. E quindi ma già come ti è venuto? Non lo so, non finivo mai. Mi mettevo per cercare di accorciarlo e lo allungavo. Mi venivano in mente altre cose, altri filoni. Vabbè, ma devi quindi fare, prima... scusa, uno, due, tre, dividerlo sì. In tre volumi. Beh, con i resti ci sarebbero almeno altri 3 romanzi. Quindi quando poi ho deciso di mandarlo all'editore, già avevo fatto io un certo lavorio, non era più 1000 pagine, ma era... Ma comunque pagine diciamo di Word, quindi era circa 700,
insomma, stampate andavano ugualmente oltre le 1000, e poi l'editor invece l'ha tagliuzzato proprio forte di qua di là e mi ha detto: mamma mia, ma appunto hai il materiale per 4 romanzi. Quindi vabbè, quindi questo era per dire che appunto il lavoro dello scrittore non termina quando finisce di scrivere, ma anzi lì comincia, perché comincia appunto la battaglia con l'editor che deve in qualche modo sistemare tutto lo scritto. Poi c'è il correttore di bozze, che è quello che corregge proprio la parte grammaticale, virgole, contro virgole, parole, refusi, se si usa sempre lo stesso tempo, ci si accorge delle date, insomma tutte queste cose un po' che vanno al di là. Poi c'è chi sceglie la copertina, insomma c'è un gruppo di lavoro dietro lo scrittore. Il libro, sì, quando il libro è un prodotto finito, è il risultato di un lavoro di gruppo notevole. Come se fosse un film, no? Il regista è il regista, ma quando leggi i credits ci sono 100-200 persone che hanno contribuito affinché tutto venga per il meglio. Sei soddisfatta di questo lavoro, Simonetta? Molto. La più degli altri, L'ultimo figlio è sempre il più bello. Sì, com'è? Ma no, ma un po' di tutti, le copertine quasi sempre, non dico proprio sempre, ma quasi sempre mi sono piaciute. Questa invece l'ho amata immediatamente, quindi la copertina dell'Ultima estate in paese l'ho amata subito, e devo dire che amo moltissimo anche la copertina del libro rosa della filosofia, appunto uscito a gennaio, e la scelta dell'editore, in questo caso Gribaudo di Feltrinelli, proprio tingere di rosa, un rosa particolare che facilita la lettura perché è un fondo beige, ogni pagina del libro. È stata una sorpresa, non me l'aspettavo. Quando mi è arrivato ho detto: ma guarda che bello, un libro veramente tutto rosa. E poi vogliamo dire a chi ascolta quante copie ha lo scrittore per sé? Poche. Molto, no, perché molto, ognuno molto pensa, insomma, no. Sai, se l'autore ne... No, quale? 10, in genere. No, no, ma diciamolo, 10, non sì. Più di 10 sicuro. No, insomma. Assolutamente, anche 5. Ecco, esatto, quindi per qualunque altra cosa si deve comprare il libro, la cultura va cullata. Certamente. A prescindere se vale 1, 10, quello che vale. I nomi di questi due personaggi, Simonetta, quali sono, hai detto? Maria Rosaria, detta Rosy, la protagonista femminile, e Pierre Duchamp, il protagonista maschile, che è un architetto belga di 30 anni, architetto paesaggista, se non che alla fine del romanzo si scoprirà che Pierre non si chiama Pierre, non è belga, è solo architetto, quello è vero, e non ha neanche l'età che crede di avere. Me l'ha fatto solo per acchiappare a questa Rosy. Senti, allora, hai scritto molti libri, abbiamo detto, questo è l'ultimo, però a prescindere, lasciamo per un attimo perdere che l'ultimo tuo lavoro è il candidato al premio Strega. Qual è quello a cui sei più legata? Beh, ripeto, un po' a tutti, però certamente Le donne dei Calabri di Montebello, quello che mi sono tenuta dentro per 20 anni e dal quale ancora in fondo del tutto non mi sono liberata, beh, quella è ancora una parte di me. I figli mi prendevano in giro, ci sono cresciuti con questo romanzo, naturalmente. 20 anni. E non mi ricordo, quale dei miei figli mi disse: mamma, è presente Balzac quando sul letto di morte chiese il dottor Bianchon, che non esisteva, era un suo personaggio della Comédie Humaine, e disse: secondo me tu, se continui così, farai la stessa fine. Beh, ti avevo ragione, perfettamente. Senti, prima di salutarci, abbiamo detto prima che forse scrivere è un po' come mettere sul piatto quello che sia da mettere a nudo la propria anima. Esatto, quindi forse invece di rimuginare dentro oppure di non dire delle cose a qualcuno, scrivetele. Certo. Ah, mandate una mail. Hai qualcosa da dire a qualcuno o non ci riesci? Mandagli una mail. Anzi, io direi, filosoficamente parlando, scrivi la mail, ma non la mandare, perché specialmente se era scritto in un momento di rabbia, non magari è il caso di assecondare. Esatto. Tu la scrivi e poi dici: la manderò fra 3 ore. Dopo 3 ore la rileggi, magari già hai cambiato idea e sarai un po' più morbido. Beh, allora, la professoressa Tassinari ha detto una cosa giusta, quindi provate a scrivere, poi fate decantare la rabbia, insomma, quello che è successo, magari anche il giorno dopo, e verificate se quello che avete scritto rientra, insomma, nelle buone maniere, nel buon senso, e se non avete il coraggio di parlare, mandatela poi con la mail, perché forse anche chi la riceve quando legge può leggere e rileggere, invece quando si parla, quello si dice una volta e la finisce. Esatto. Quindi forse non va bene. Spero tu ti sia trovata bene. Mi sono trovata benissimo, è stato un piacere questo pomeriggio con voi. E un saluto a chi ascolta, come vuoi salutare chi ascolta? Beh, un abbraccio corale a tutti, l'augurio più di ogni bene, filosoficamente, che la forza della ragione sia con voi, perché tutto il resto andrà meglio.
Ecco qui, Guerre Stellari, direttamente con noi Simonetta Tassinari. Simonetta, grazie davvero. Grazie a te Charles, grazie a voi tutti. Ricordiamo il tuo nuovo libro, L'ultima estate in paese. Ovviamente ti aspettiamo, visto che scrivi tanto, prossimo, fra un paio di mesi, un nuovo libro, no, 3 mesi, dai, non di più. Questo, insomma. Ti aspettiamo nuovamente qui, va bene? Vi ringrazio. Grazie davvero, in bocca al lupo. Ciao Simonetta. Ciao a tutti.